Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Casco Rosso. Io sono Diego e ve lo dico già, quello di oggi sarà un video un po' diverso da quelli a cui siete abituati perché andremo ad elencare 9 punti, 9 curiosità di fatti successi in questo 2020 che l'hanno reso un po' più speciale rispetto alle altre annate. Tutto questo dopo la sigla. Oh, eccoci qua, ben ritrovati ragazzi. La stagione 2020 è finita, però non mi va di metterla subito in archivio, dimenticarmene e passare a quella dopo, perché è stata sicuramente la più particolare di sempre, immagino, e soprattutto è quella che ci ha dato tantissimi spunti interessanti per affrontare il 2021 con ancora più curiosità, ancora più voglia di vedere le gare, perché non è stata la solita stagione dominata da Marquez, ma è successo di tutto. In particolare, come vi ho detto, 9 curiosità che ho deciso di elencare e che ho deciso di condividere con voi. Chi mi conosce lo sa, sono un appassionato di statistiche, perciò chi sono io per esimermi da fare una cosa del genere? Quindi iniziamo subito. La prima curiosità è che in questo 2020 abbiamo avuto ben 18 vittorie di piloti italiani sparsi in tutte e tre le categorie. Ma perché è una curiosità interessante? Perché da sempre, almeno negli ultimi 10-15 anni, è aumentata in maniera considerevole la rivalità fra Italia e Spagna in quanto mattatori dei vari mondiali disputatisi. E quest'anno abbiamo avuto appena 12 vittorie spagnole, quando ormai negli ultimi anni eravamo abituati a vedere la Spagna rimontare tantissimo sull'Italia e sovrastarla, tanto che abbiamo avuto delle stagioni in cui c'erano quasi soltanto vittorie spagnole. Bene, quest'anno abbiamo vinto, si può dire, 18 a 12. Certo, si sente la mancanza di Marquez anche perché metà di queste praticamente sono avvenute in MotoGP grazie a Franco Morbidelli, a Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, mentre magari gli altri anni eravamo più concentrati sulle categorie minori, ma in realtà tutte le categorie hanno visto meno spagnoli vincere. Anche perché basti guardare l'anno scorso abbiamo avuto 16 vittorie italiane, quindi in realtà eravamo più o meno lì, ma erano tutte concentrate nelle categorie minori, mentre gli spagnoli ne hanno vinte 32, praticamente quasi 3 volte quelle di quest'anno, ed erano ben differenziate tutte le categorie, ovvio. Già solo in MotoGP c'era stato un boost dato da Marc Marquez, ne ha vinte 12 solo lui. Però, insomma, la situazione è veramente cambiata in questo 2020. Tanti piloti di tante nazionalità diverse hanno vinto. Basta guardare il MotoGP, Sudafrica con Binder, Portogallo con Oliveira. Quindi c'è spazio veramente per tutti. E questo è un po' che far piacere perché, vabbè, noi come italiani, come al solito, ci gasiamo, però anche le altre nazioni possono dire la loro nel moto mondiale. Seconda curiosità, ovviamente il titolo di Suzuki. Pensate, la casa giapponese mancava l'appuntamento col titolo iridato addirittura dal 2000, quando ancora si correva in 500, non esisteva nemmeno la MotoGP, e a vincere fu Kenny Roberts Jr., battendo tra l'altro Valentino Rossi. Insomma, in 20 anni l'unica costante che è rimasta, i piloti sono cambiati, le moto sono cambiate, non esiste più la categoria che si chiama 500, insomma, è successo di tutto. Valentino Rossi è l'unica costante e è riuscito a vedere due Suzuki così diverse vincere. Vabbè, questa era una curiosità in più, se vogliamo, però davvero 20 anni a non vincere sono tanti, però finalmente Suzuki ce l'ha fatta. Il nuovo progetto a capo Davide Brivio ha dato i suoi frutti e, come sapete, insomma, io e Alessandro pensiamo che questo duo di piloti, Mir e Rins, sia il più interessante proprio dell'intero panorama MotoGP e secondo noi ci farà ancora divertire per qualche anno. Continuiamo a parlare di Suzuki, anzi entriamo ancora più nel merito, nella vittoria di Mir, e scopriamo che lo spagnolo è il primo pilota nella storia a riuscire a vincere il titolo in classe regina con una sola gara vinta durante l'anno. Pazzesco, io pensavo sinceramente che fosse Hayden a detenere già questo primato, e invece mi sono andato a riguardare le statistiche del 2006 ed effettivamente lui aveva vinto 2 gare. E quindi, appunto, Mir diventa il primo pilota a riuscire in una simile impresa, e questo ovviamente ci porta a un'altra curiosità, ovvero quella dei punti guadagnati. Mir, infatti, ha guadagnato 171 punti e gli sono bastati per portarsi a casa il titolo. Da quando nel 1993 è stato inserito il nuovo sistema di punteggi, lui è il pilota con il più basso valore numerico in termini di punti ad essersi riuscito ad aggiudicare il mondiale. Gli altri due record, diciamo, negativi appartengono a Kevin Schwantz e a Mick Doohan, che uno nel 93 e l'altro nel 95 vinsero il titolo con 248 punti. Quindi già da qui una bella differenza. Pensate che più o meno anche in quel periodo non è che facessero troppe gare in più rispetto all'era moderna. Quindi in realtà sì, Mir ha vinto con una media punti imbarazzantemente bassa.
ma che poi si dice imbarazzantemente. Vabbè, parliamo un po' di Rossi, vi va? Perché in realtà ci sarebbe una statistica che riguarda anche lui, ma che non gli farà per niente piacere, in realtà non farà piacere nemmeno ai suoi fan, e si tratta del fatto che è semplicemente stata la sua peggior stagione da quando corre nel moto mondiale. Pensate, 15° in classifica, un solo podio, poi vabbè, falcidiato dal Covid, da varie cadute, insomma ha perso un sacco di punti lungo la strada, ed è appunto la sua stagione peggiore, addirittura peggiore delle due che ha corso in Ducati. Ma c'è una cosa che accomuna il 2012 corso con la moto italiana e questo 2020, ovvero che non è riuscito a completare nemmeno un giro in tutte le gare in testa al gruppo, insomma non è mai riuscito a stare davanti, e questa è la prova lampante del fatto che quest'anno proprio non era il suo anno. Ha dimostrato di avere velocità in alcune occasioni, ma sicuramente ha dato l'addio al Team Factory di Yamaha nel modo peggiore possibile, e io spero vivamente che questo non sia ormai il suo livello. Io sono convinto che lui possa ancora essere competitivo, non dico da vincere il titolo a mani basse, ma sicuramente potremo vederlo ancora sul podio l'anno prossimo in Petronas, quindi incrociamo le dita e che una stagione del genere non accada mai più. Non si salvano però dalle brutte notizie nemmeno quelli di Honda, che è dal 1981 che non concludevano la stagione con zero vittorie. Sì, perché quest'anno, con l'assenza di Marc Marquez, abbiamo avuto un Crutchlow a mezzo servizio, un Nakagami in super forma, veramente veloce, ma comunque non abituato a competere a determinati livelli, almeno non ancora, e un Alex Marquez che ha avuto del tempo per pratichirsi con la moto, per capire anche la categoria, d'altronde si tratta di un rookie. Ha fatto quelle due ottime gare in cui ha concluso secondo, però non è mai riuscito ad agguantare la vittoria, e di conseguenza quindi la casa giapponese finisce questo 2020 senza neanche una vittoria, con pochissimi podi. Insomma, immagino che per il prossimo anno si potrà solo migliorare. Per quanto riguarda Yamaha, che è la rivale storica di Honda, il suo mondiale si può dire che è stato vissuto un po' in chiaroscuro, perché da una parte hanno vinto 7 gare, e dici, ok, buono, da quant'è che non ne vincevano così tante? Vai a vedere, ed è dal 2015, quando ci fu il duello per il titolo fra Rossi e Lorenzo. Poi guardi quanti piloti hanno vinto queste gare, e scopri che sono stati addirittura 3 su 4, e quindi dici, ok, se 3 su 4 vincono gare, significa che la moto è competitiva, abbiamo fatto un buon lavoro. Però alla fine della fiera, nessun pilota è riuscito a vincere il mondiale, che era la cosa più importante. Ragazzi, parliamoci chiaro, fra quei 6 piloti che si diceva a qualche gara dal termine del campionato, sì, loro sono i candidati, eccetera, eccetera, 3 di questi erano appunto i 3 vincitori di gara della Yamaha, e nessuno di loro è riuscito a vincere il titolo. Perciò, per quanto gli ingegneri possano essere contenti del fatto che la loro moto è riuscita a vincere queste gare, se poi manchi l'appuntamento più importante, fa ancora più rodere. Quindi ragazzi, lo sapete, la situazione di Yamaha è molto particolare, i piloti si lamentano, ci sembra essere poca collaborazione tra casa madre e i piloti stessi, la parte diciamo europea del progetto, c'è tanta confusione e la moto non si capisce, insomma, dove finiscono i suoi problemi iniziano quelli dei piloti. Però che vi devo dire, questo mondiale sicuramente non verrà ricordato in maniera positiva per nessuno di loro. Per quanto riguarda il campionato e il fatto che sia stato molto combattuto dall'inizio alla fine, c'è un dato in particolare che ci fa capire quanto sia stato risicato, ovvero il distacco di punti fra il primo e il secondo, ovvero fra Mir e Morbidelli. Pensate, soltanto 13 punti, come non si vedeva dal 2015, quando Lorenzo vinse con soli 5 punti di vantaggio su Valentino Rossi. È un trend anomalo, perché appunto solo in particolari stagioni si arriva con così poca differenza tra primo e secondo, anche perché di solito il pilota campione è quello che riesce a dominare rispetto agli altri. Basti pensare alle solite stagioni di Marquez, ma anche quando vinceva Rossi, quando ha vinto Lorenzo nel 2010 e nel 2012, le vittorie di Stoner, insomma, di solito il trend è il campione vince con tanti punti di distacco. Quest'anno non è stato così, però c'è un'altra curiosità che fa piacere sapere, ovvero che per il 7° anno consecutivo un italiano è arrivato al secondo posto. In questo caso è stato Morbidelli, negli ultimi 3 anni era stato Dovizioso e prima di lui, sempre per 3 anni, Valentino Rossi. Sì, ho detto che ci fa piacere, magari ci piacerebbe anche vederne vincere, no, gli italiani, però sicuramente si torna al discorso che Spagna e Italia sono sempre al top in questo sport, e che quindi insomma il momento in cui vedremo un italiano fare a cambio al primo posto con uno spagnolo, secondo me, è veramente vicino.
Ultima curiosità di questo 2020 è il numero di piloti diversi che sono riusciti ad accaparrarsi un Gran Premio in stagione. Quest'anno abbiamo infatti pareggiato il record del 2016 con 9 piloti diversi, ma non solo, 5 di loro erano anche alla loro prima vittoria in classe regina. Stiamo parlando ovviamente di Morbidelli, di Quartararo, di Mir, di Oliveira e di Binder. Insomma, c'è stato tanto spazio per i giovani, tanto spazio per volti nuovi e questo non può che farci piacere e farci ben sperare per il 2021. Ragazzi, per questo video è tutto, se vi è piaciuto fatemelo sapere perché è un qualcosa che vorrei riproporre anche per altre questioni, per altre statistiche, quindi un mi piace, un'iscrizione e un'attivazione della campanella ci fa davvero piacere. Niente, noi ci sentiamo lunedì per i Casco Rosso Awards e poi ci vedremo anche in tutti i nostri prossimi video. Ciao a tutti ragazzi!